Italia è stato approvato un perimetro nazionale di sicurezza. Ora, Stefano Mele, lei è una persona che sta a cavallo tra il diritto e l'impresa, tra il diritto, la legge e il mercato. Ecco, come è stata percepita la pressione, l'ondata, diciamo, generata dal perimetro di sicurezza nazionale? Perché da quello che si legge sui giornali c'è stato un certo stato d'animo di dissapore nel percepire alcuni obblighi, alcune indicazioni. Come possiamo inquadrare questo problema? Allora, innanzitutto la ringrazio, direttore. Io lo inquadrerei partendo dal punto principale. Finalmente in Italia si è fatto chiaramente capire alle aziende, ma anche alla pubblica amministrazione, che sono una parte fondamentale della sicurezza nazionale. E questo è importantissimo, ed è importantissimo che le aziende e le pubbliche amministrazioni applichino e comprendano e applichino di conseguenza la normativa sul perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, così come la normativa europea, la cosiddetta direttiva NIS, che ha finalità simili, ma così come qualsiasi altra normativa in relazione all'elevare i livelli di sicurezza cibernetica, di cyber security all'interno delle reti strategiche, nel caso del perimetro della nostra nazione. Quindi obiettivo condivisibilissimo, benissimo ha fatto il governo a porre l'accento su questo tema, dobbiamo continuare. I dissapori, se si possono chiamare dissapori, insomma le preoccupazioni poi forse più che altro da parte delle 100, fra virgolette, aziende più importanti per la nostra sicurezza nazionale, quindi le 100 più importanti, le più complesse, le più strutturate, le multinazionali, che oggi non è che scoprono la cyber security, ovviamente è da sempre che proteggono i loro sistemi. La sensazione però, per chi come me in maniera molto modesta ha il grande onore di seguirne tante in questo momento, di aziende che stanno applicando il perimetro, è quella di avere paura nel leggere alcuni DPCM attuativi, in particolar modo il cosiddetto DPCM2 sulle misure di sicurezza e la condivisione degli incidenti informatici, di aver paura che la norma sia un po' scollegata dalla realtà delle aziende, dalla complessità delle aziende, perché probabilmente richiedere la comunicazione di un incidente giustissima, tutti la fanno, la stanno già facendo, la fanno per la privacy, la fanno con il comparto intelligence, la fanno con il COPASIR, quindi non è una novità per le aziende, per le pubbliche amministrazioni, giustissima farla, ma forse richiedere ad aziende complesse entro un'ora o entro 6 ore di comunicare istantaneamente, quindi, che cosa è successo è molto complesso, perché probabilmente l'azienda come primo elemento deve avere quello di fermare l'attacco, fermare gli effetti dell'attacco e poi giustamente comunicare per far sì che tutta la filiera sappia che probabilmente c'è un'ondata di attacchi su quel servizio, che ci proteggiamo tutti quanti. Mettere così stringenti la tempistica su questi incidenti, io le posso dire, direttore, è molto complicato, ma è molto complicato per aziende così complesse in un'ora comprendere anche che cosa è avvenuto o che cosa sta avvenendo. Primo tema. Sulle misure di sicurezza, ovviamente nessuno le scopre oggi, almeno leggendo le bozze, ci sono alcune misure di sicurezza che per questo livello e per questa complessità sono inapplicabili nell'arco, in alcuni casi, anche di 2 anni. Perché oggi richiedere alle aziende l'obbligo, per i sistemi conferiti all'interno del perimetro, di localizzare tutto il processo di gestione delle informazioni in Italia, significa richiedere alle aziende di fare un investimento in ordine economico, umano, di processi, eccetera, eccetera, di business, enorme, perché 2 anni per riconvertire l'erogazione di una funzione essenziale per gli interessi dello Stato, che è la sicurezza nazionale, è pochissimo. Peraltro dando a livello nazionale quali soluzioni tecnologiche al pari di più blasonate americane, cinesi, non mi interessa entrare nella questione, non è giusto entrare. Però questo è il tema oggi. Ci sono alcune cose che secondo me dovrebbero essere ripensate nell'ottica di dire noi stiamo andando a chiedere uno sforzo sicuramente rilevante, giustamente, alle aziende e alle pubbliche amministrazioni, perché la sicurezza nazionale è importantissima, ma dobbiamo anche calarle nella attività quotidiana di quelle aziende, che deve andare avanti e che non è quella di condividere le informazioni,
perché Enel deve continuare a erogare energia elettrica, Snam deve continuare a erogare il gas, le banche devono continuare a dare accesso ai conti correnti. Quindi, giusto da una parte, siamo tutti felicissimi che ci sia questa attenzione, forse in fase di attuazione si sta un po' perdendo il contatto con quelle che sono le esigenze delle aziende in particolar modo, e non si crea così, e chiudo direttore, la catena di fiducia, che è la prima cosa quando si parla di un perimetro di sicurezza nazionale, perché normative calate dall'alto in questa maniera potrebbero comportare in chi le riceve quasi la sensazione di essere obbligati a fare qualcosa disconnessa, per usare un termine tecnologico, dalla realtà fattuale degli obiettivi di business e della sicurezza che comunque queste aziende perseguono. Ma Mele, mi pare chiaro allora a questo punto, questo forse è il messaggio che può venire fuori da qui oggi, che proprio in fase di esecuzione qui c'è il ruolo della politica nel raccogliere delle discrasie e nel fare in modo che in fase esecutiva il sistema delle decisioni percepisca queste difficoltà oggettive del mondo d'impresa. E questo è il momento in cui ci troviamo. È assolutamente questo il momento in cui ci troviamo. È importantissimo quindi che la politica si faccia parte attiva non soltanto nell'immaginare queste direttrici evolutive, ma anche nell'ascoltare chi dall'esterno cerca di portare poi quella che è l'esperienza sul piano pratico, perché magari io ne vedo una ventina delle 100 e quindi vedo le problematiche del settore bancario, delle telecomunicazioni, dell'energetico e così via. E quindi sono diversificate, però tutte convergono poi su alcuni temi, e allora evidentemente almeno sui temi convergenti bisognerebbe un attimo ripensare. Benissimo, grazie Stefano Mele, ci siamo quindi. Sottosegretario Gabrieli, sono veramente lieto che lei sia qui con noi per due ragioni. La prima, perché chiude questo panel così rilevante per le tematiche, per la delicatezza dei temi che porta dietro di sé, ma anche perché in un certo senso con il suo intervento noi chiudiamo il confronto prima delle conclusioni della Presidente Giorgia Meloni. E il senatore Urso poco fa ha tracciato un quadro molto ampio, sembrava di stare in un romanzo di Le Carré, però quello è il mondo reale, e il vero mondo reale è quello, non è un mondo letterario. Noi siamo, come diceva il senatore Urso, siamo Mediterraneo, siamo ritornati forse a essere il cuore pulsante del mondo. Siamo 27 paesi rivieraschi, 3 continenti, 4 religioni monoteiste, e in mezzo c'è l'Italia. Ecco, sottosegretario Gabrielli, come possiamo interpretare, acquisendone la consapevolezza del ruolo così rilevante che potremmo avere, che in passato la nostra politica dei decenni passati aveva intuito e aveva interpretato molto bene. Oggi possiamo, come dice il senatore Urso, ripartire. Ci sono le condizioni, secondo lei? Sì, intanto buongiorno. E come notava lei, il senatore Urso ha fatto brevi cenni sull'universo e ha offerto alla riflessione alcuni spunti, come peraltro sono arrivati anche dal dottor Mele. Sì, ci sono le condizioni. Lei ha detto una parola che per me è sempre fondamentale nel mondo dei rischi: consapevolezza. Perché purtroppo non sempre, quando si parla di sicurezza, si ha ben presente quali sono i rischi, quali sono le possibilità e le capacità di affrontarli. Allora, per voler essere molto semplificativo, non eccessivamente banalizzante, mi rifaccio a un concetto che è abbastanza presente nella vita di tutti noi: la sicurezza stradale. La sicurezza stradale è un concetto complesso, perché in questo refluisce la condizione delle strade, il comportamento degli utenti, la capacità delle macchine di essere all'altezza dei rischi che oggi le velocità, le prestazioni delle macchine comportano, il comportamento dell'utente che sta alla guida e anche chi in qualche modo regola questo mondo. Ecco, il mondo del cyber è tutto questo: è la sicurezza delle reti, è la consapevolezza degli utenti, financo dell'ultimo operatore che digita, che molto spesso è il vulnus dell'intero sistema, è comprendere la complessità di questo mondo che interagisce in moltissime vicende. Le raccontava prima, seppur in maniera sintetica, il senatore Urso, della geopolitica, degli interessi nazionali, degli interessi internazionali. A riguardo, il nostro Presidente del Consiglio è stato
con due parole estremamente chiaro sulla nostra collocazione, atlantista ed europeista, e questo dovrebbero essere un po' i fari del nostro agire in questo complesso mondo. Sul tema che mi è più chiaro, perché mi è caro per la precedente esperienza di law enforcement e oggi di autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, e cioè l'attività di controllo e contrasto, direi che sicuramente da questo punto di vista passi significativi lo abbiamo fatto. Posso assicurare che sul versante della cosiddetta cyber investigation del law enforcement, anche la prossima, spero, tempestiva costituzione della Direzione Centrale della Polizia Scientifica e della Sicurezza Cibernetica rappresenti un ulteriore significativo passo. Sicuramente il comparto dell'intelligence ha fatto molte cose, a partire dal 2017, lo ricordava prima giustamente il dottor Mede, ma credo che a questo punto bisogna fare una netta distinzione tra quella che è la cyber intelligence, la cyber defense e la cyber resilience, che sono due cose dal mio punto di vista un po' distinte e sulle quali, come ricordava correttamente il senatore Urso, il pubblico, ma il pubblico in un rinnovato e forse più coraggioso rapporto col privato, io credo che noi dovremmo fare veramente un salto di qualità in questo paese, perché la partnership pubblico-privato non può essere solo il luogo di una equivoca interpretazione di modalità non opache. L'opacità appartiene a volte in una manichea distinzione tra pubblico e privato, dove chi vuole fare le cose negative sul pubblico o sul privato riesce sempre a farlo. Credo che anche da questo punto di vista la trasparenza, la correttezza dei rapporti, la definizione di un ente regolatore pubblico, che non è nel comparto dell'intelligence, ma deve essere al di fuori del comparto dell'intelligence. In questo, se da un lato riconosco, apprezzo, sottoscrivo e plaudo al ruolo di supplenza che il comparto dell'intelligence ha svolto in questi anni, credo che adesso bisogna fare il salto di qualità e riportare il tema della cyber intelligence, della cyber defense, della cyber investigation nell'ambito di quelli che sono gli ambiti pubblici propri rispetto alla cyber resilience, che è un'altra cosa. E in questo senso l'annotazione che faceva prima il dottor Mele è fondamentale, e in questo devo dire che il DPCM che andrà all'analisi del CISR politico la prossima settimana, presieduto dal Presidente del Consiglio, ha già recepito, perché stabilisce un tempo di sperimentazione, e anche questa è una sottolineatura importante. Se noi vogliamo che sempre più il contesto, quindi la sicurezza della strada, la condizione della strada, la condizione della macchina, l'utilizzo da parte dell'utente, siano sempre più performanti e sempre più in qualche modo interagenti, dobbiamo stare in ascolto di quelle che sono le esigenze che vengono dai soggetti che in qualche modo poi sono destinatari di queste misure, se no diventeranno come al solito degli editti, delle grida manzoniane, nelle quali avremo la soddisfazione molto miope, molto anche assolutamente distaccata dalla realtà, di aver stabilito un frame, una modalità normativa perfetta. Noi siamo il paese delle leggi perfette che purtroppo poi scontano la loro inapplicabilità. E allora forse anche qui dovremmo fare un salto di qualità in questa forte partnership pubblico-privato, utente-regolatore, per cui le leggi si fanno, le regole si fanno, ma si fanno soprattutto con un'ottica di renderle quanto più possibilmente applicabili, perché sennò avremmo la legge perfetta sui manicomi, la legge perfetta su tante altre cose, però poi i problemi ce li abbiamo tutti i giorni sulla strada, e chi come me nella vita professionale non ha mai abbandonato la strada lo percepisce come forse la cartina di tornasole della bontà degli interventi che possono essere fatti. Quindi chi meglio di questo convegno, che poi sarà concluso dal segretario di Fratelli d'Italia, che è un luogo di dibattito politico, solleciti la politica in qualche modo a farsi carico di una modalità diversa con la quale si devono affrontare i problemi del Paese.